Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuova puntata di tutto lo stealth di GTA, ma prima di iniziare voglio chiedervi scusa se in questa clip non c'è l'audio, ma voglio anche spiegarvi il perché non c'è l'audio. Giocavo con questo bimbo minchia raga, che adesso non so neanche più che fine ha fatto. Allora, aveva le cuffie gli si sono incastrate nella ruota della sedia. Cosa fai? Cioè, se te ti si incastra il filo, alzi la sedia, la sposti, non lo so, cerchi il modo per toglierle dall'incastro. Cosa fa sto bimbo Nutella ritardato? Taglia le cuffie. Ha tagliato le cuffie, da lì non ho più sentito niente. In più aveva un joystick che dire della Lidl o del cinese e fargli un complimento. Quindi raga, quando dovevo giocare con lui dovevo abbassare tutto il volume di GTA, audio, musica, se no non sentivo un cazzo. Scusatemi raga, questa clip è così, non ci saranno più clip senza audio perché con quello proprio non ci voglio più avere a che fare. Scusatemi raga. Ma parliamo della missione. Missione numero 5 Love Rider, le missioni di Lamar. È una missione raga che bisogna fare per forza in due. Se si viene sgamati nella prima parte di missione bisogna ricominciare da capo e la prima parte è stealth, la seconda parte è cacciara, cacciara, cacciara. Raga, vi avevo voluto mettere questa cutscene perché è qualcosa veramente di spettacolare. Avete visto Lamar quando entra, come viene squadrato? Praticamente è il classico umorismo di Rockstar che prende un po' in giro i razzisti, perché adesso Lamar quando esce viene strasquadrato dai tipi e in più gli dice anche una battuta, non mi ricordo. Trovatevi un lavoro, scansafatiche. Vabbè raga, ma veniamo alla missione. Io vi ho tagliato il primo pezzo, praticamente arrivare dove ci sono i nemici. E la prima guardia raga che dovete ammazzare è questa qua. Il vostro amico si metterà sul tetto, guardate la minimappa, lui sta sopra quel tetto. Ora ci imboschiamo dietro questa macchina e fate attenzione perché adesso passerà un'auto. Eccola. Non fate niente a quest'auto, lasciatela andare via. Dopo che arriva l'auto, arriverà una guardia che si metterà di fronte a questo qua che ho mirato. Quello in maglia bianca lo ammazza il mio amico che è col fucile da cecchino sopra il tetto. L'altro con la maglia viola lo ammazzo io. Ed ecco qua. Mi raccomando, raga, armi silenziate. Adesso qua dietro la macchina blu a sinistra ci sono altre due guardie. Una si vede meno perché ha il vestito viola, ma è lì accucciata tipo. Mettetevi d'accordo, 3, 2, 1, pack. I prossimi che devono morire sono quelli a sinistra, diciamo, non lì dove c'è la macchina gialla, ma nell'altra tettoia. Ora ve la faccio subito vedere. Qui stavamo un attimo studiando la situazione perché raga anche noi l'abbiamo fallita due o tre volte questa qua, che non capivamo bene il giro da fare. E i prossimi sono questi. Se vi d'accordo, 3, 2, 1, pack. I prossimi raga sono quelli, uno nella macchina che salta e l'altro è quello che gli fa le foto. Ora ci mettiamo in posizione. Vedete, c'è quello che fa le foto e c'è quello dentro la macchina. Io sparo a quello in macchina. E lui al fotografo. Una volta fatto questo, raga, lo stealth è finito. Ora, raga, vi farò un taglio perché appunto non capivamo e siamo stati un attimo qua a girare perché non sapevamo cosa dovevamo fare. Ma una volta fatto questo, bisogna distruggere la Voodoo. Una volta distrutta, raga, da qua inizia la cacciara. Difatti io non lo sapevo, io dico, beh dai, adesso dobbiamo prendere la macchina. Salgo in macchina, scappiamo, scappiamo, no, guardate cosa arriva. Poi sì, scappiamo, allora risalgo in macchina, alla fine abbiamo deciso, ammazziamoli tutti. Vi lascio alla sparatoria, raga. Anche qui io vorrei sapere il mio compagno cosa sta facendo. È sopra il tetto, ma raga, li sto ammazzando tutti io. Io c'ho una sfiga con quelli con cui gioco. Nessuno che ha mai spirito di iniziativa, nessuno che fa mai qualcosa. Cioè, è sopra il tetto, è più coperto di me e sono dovuto venire io a ammazzarli. Veramente non ho parole, raga.
Fatto piazza pulita, raga, dovete prendere la macchina e scappare. Attenzione, perché i danni che farete vi daranno meno soldi alla fine della missione, e vi lascio immaginare che casino sia scappare con la Voodoo, che è lentissima e è veramente marcia da guidare. Mio consiglio, raga, buttatevi subito nell'acquedotto, perché poi il mio compagno è morto e sta macchina è lenta, ma comunque ci vediamo alla fine della missione e vi lascio al video. Ed eccoci qua. Visto, raga, perché vi ho detto andate subito nell'acquedotto, avremmo evitato parecchi problemi e magari sto scarso non sarebbe neanche morto. Comunque, raga, questa era la missione Love Rider, l'unica da fare stealth. Veramente è stata un po' un dito nel culo questa missione, perché non avendola mai fatta anche noi abbiamo fallito tipo 3-4 volte. Comunque, raga, se posso darvi un consiglio, le missioni Love Rider sono una figata. Quando le completerete tutte, vi daranno due magliette di Bennis, una bianca con la scritta rossa e una nera con la scritta bianca, veramente bella. Quindi fatevi queste missioni perché sono anche divertenti, non pagano molto, ma secondo me sono delle missioni dopo i colpi veramente più fighe queste. Ragazzi, spero che il video vi è stato d'aiuto, ci saranno altre puntate di tutto lo stealth di GTA nei prossimi giorni. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su Facebook, Luca Nada, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!